Amici di Monte di Procida, buonasera. Siamo alle battute finali di quella che è stata la festa patronale di Monte di Procida. Ci troviamo nella sala comunale del comune di Monte di Procida, organizzata da Eventi Italia, la festa patronale. Vedete due membri, la signorina Giusy Scotto, dottoressa Giusy Scotto, e Giovanni Nardone, per l'estrazione di quella che sarà la crociera per due persone che abbiamo messo in palio durante i giorni della festa, staccati oltre 10.000 tagliandi. E oltre alla presenza dello staff Eventi Italia, il direttore artistico Salvo Piero Longo, c'è anche l'avvocato Salvatore Capuano, che estrarrà proprio il tagliando vincente, oltre a un rappresentante del comando dei vigili urbani, Nicola, ovvero Salvatore, per chi lo conosce bene. E allora possiamo, penso, procedere a questo evento tanto atteso da Eventi Italia, perché tante persone, abbiamo detto oltre 10.000 biglietti staccati, stanno aspettando il momento, e proprio il nostro Salvatore Capuano estrarrà. Quindi ci accingiamo all'evento vero e proprio. Vediamo adesso che si procede all'apertura di quello che è il pacco. Gireremo, poi mostreremo che sono tutti effettivamente i tagliandi inseriti. Ecco Salvatore che apre. Crociera, ricordiamo, per due persone nel Mediterraneo, 8 giorni e 7 notti, offerta da Last Minute Store. Si procede all'apertura del pacco. Allora Giusy, ci abbiamo lavorato tanto, adesso l'attesa è arrivata, puoi confermare che è tutto vero? Molte persone erano scettiche, noi stiamo mostrando in diretta quello che è l'estrazione vera e propria, e poi puoi dirci magari anche dov'è che possono controllare il numero vincente. Sì, esatto, finalmente ecco arrivato il giorno tanto atteso dalle migliaia di partecipanti, possiamo dire, a questo concorso comunque. Sì, possono controllare il biglietto vincente sul sito di Monte di Procida, www.montedeprocida.com, oppure sul nostro sito di Eventi Italia, www.eventitalia.org, e poi cercheremo di diffondere il più possibile la notizia del biglietto vincente. Ovviamente anche sul sito del comune. Il biglietto vincente è stato estratto ed è la matrice numero 11.725, quindi 11725. E controlliamo che tutto sia in regola, quindi mostriamo effettivamente che tutti i numeri, tutte le matrici siano state inserite all'interno del cartone. E allora vediamo sparsi qui sopra i vari tagliandi, ricordiamo oltre 10.000. Che ce ne sono ancora, sono tanti. E allora, Eventi Italia dà le sue grandi congratulazioni al vincitore, che poi scopriremo, e un saluto sperando che l'anno prossimo l'affluenza sia la stessa.